No, cioè già da parecchio tempo, non voglio scendere nei particolari. La situazione è veramente estrema, ok? Non mi fate raccontare di quanto io e il mio comportamento siamo eroici, perché no. Correre è sempre bello, però ieri sera mi è piaciuto molto di più, perché io non so se le macchine da Formula 1 correvano al Parco Novi Sad o piuttosto che all'autodromo, però quanta lì tutti i giorni e hai una prova che ti porta ad andare oltre la corsa rilassata, non sono neanche termini tecnici, aggiungere la soglia anaerobica, superarla, non so, ecco, lì secondo me veramente appagante e ti senti una macchina da Formula 1 degli anni 80-90, senti tutto il tuo corpo che stride, non saprei dire quali sono le gomme, qual è il motore, è tutto in crisi, è tutto in crisi, è tutto, non voglio dire al limite perché tieni sempre una parte di energia, ce n'è sempre di più, però è lì il bello, è così che voglio sentirmi il più spesso possibile. Le gambe, se te le alleni tutti i giorni, sono deboli, te ne accorgi. A parte che il muscolo si dimezza, ma è giusto così forse. Ma senti proprio che non c'è potenza, però servirà qualcosa a quello. L'importante è che diano la potenza che hanno quel giorno lì. E le gambe a un certo punto ti chiedono di smettere. Il cuore non lo senti, però mentre corri ti chiedi, ma se io avessi un cardiofrequenziometro, i polmoni, ai miei polmoni, io inizio a pensare a Zatopek, maestro dell'iperventilazione. Vabbè, lui sarà stato maestro dell'iperventilazione. Fondamentalmente era uno che riusciva a tirare fiato come me, però in qualche modo arrivare vicino ai propri limiti, secondo me, nella corsa e poi di sera. Io di sera ho sempre dato il meglio in tutto. Con una cornice monotona ma bella come il Parco Novi Sad, perché è come una pista di atletica di 1 km. È magico, lo voglio riprovare il più spesso possibile, anche se comporta, torno a dire, non fatica, è sofferenza proprio, perché senti che non ce la fai e hai mille occasioni per abbandonare e non abbandoni. E dai, lo trovo assolutamente fantastico. So che ogni tanto devo anche lavorare più gesti di cazzo. E anche domani sera, in teoria. Cioè, io praticamente sto facendo tipo più di 10 km al giorno, molti più, secondo me, di corsa, più 15-20 di ciclo in città. E in più ho il cervello incasinatissimo. Ma io non so come andrà a finire, però se ti muovi in tutti i sensi le cose intorno a te si muovono. Beh dai, sono un audio di 4 minuti, video di 4 minuti. Io